Chiunque voglia impedire queste cure, guardi bene di avere un'alternativa da proporre, perché se così non fosse, allora avrà una grande responsabilità morale e giuridica che lo perseguiterà per il resto dei suoi giorni. La vita dei nostri figli è nelle vostre mani. Negare l'accesso ad una sperimentazione gratuita dentro una struttura pubblica e controllata dall'Istituto Superiore di Sanità e dal Centro Nazionale Trapianti equivale a una sentenza a morte mediante tortura. Sappiate che ogni bara sfiorerà davanti a questo Parlamento, ogni lacrima e ogni dolore che avrete causato verrà ricordato con tutti i mezzi possibili. Questo non è un gioco, non è una prova. È il diritto alla salute, è il diritto alla vita sancito dalla Costituzione. Più di 70 giudici del lavoro in tutta Italia hanno riconosciuto questo diritto ai malati in cura a Brescia con il metodo Stamina: negare, ostacolare, trasformare quanto già deciso dal Senato o impedirlo non è qualcosa che va solo contro decine di migliaia di famiglie che hanno deciso di accedere a queste cure, ma rappresenta un delitto contro l'umanità. Se c'è anche una sola possibilità che mia figlia Erika possa migliorare ed essere sottratta ad un crudele ed inesorabile destino, non potete negarmela, non potete lasciarmi per il resto della mia vita con la sensazione di non aver garantito l'unica possibilità che le resta. Oggi avete l'occasione di offrire dignità alla speranza, dopo che il mondo della medicina ha sancito l'importanza delle staminali come terapia di sperimentare e di arginare i viaggi della speranza a fronte di un sistema sanitario pubblico che può controllare e verificare difendendo i pazienti e i loro familiari. Questa è un'occasione unica per dimostrare non solo a parole che in questi palazzi alberga umanità e compassione, che la politica non è solo gestione e bilanci, ma è in grado di prendersi cura di saper infondere speranza a chi non ne ha più. Questa sarà la grande occasione per molte famiglie, ma credo sinceramente che sarà anche la vostra grande occasione.